Il Rotonda non approfitta del recupero interno contro la seconda della classe e lascia ai Corallini l'intera posta. Ospiti subito pericolosi al settimo minuto con Addesi, il sinistro numero 14 sfiora il palo. Al tredicesimo ci prova Riccio dalla lunga distanza, non si fa sorprendere, si rifugia in angolo Gonzales. La reazione dei padroni di casa con Pastore, il destro del centrale è debole, para senza affanni d'inverno. Nel finale di tempo il solito Addesi impegna il numero 1 biancoverde che si rifugia ancora una volta in angolo. Finisce così un primo tempo avaro di emozioni con il risultato di 0-0. Nei secondi 45 minuti i padroni di casa cambiano atteggiamento. Al terzo minuto Capitan Nicolao sfonda sulla sinistra e mette in mezzo una palla velenosa. Si salva in uscita d'inverno. A quinto minuto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il nuovo entrato Orlando ha sulla testa la palla del vantaggio, ma la spreca tirando alto sulla traversa. Al dodicesimo il Rotonda passa, Capristo ruba palla sul cerchio di centrocampo, il lancio nello spazio per Talia che tira di prima intenzione. D'inverno para ma non trattiene, sulla corta respinta si avventa come un falco Flores che deposita in rete. La reazione dei Corallini non si fa attendere. Al diciassettesimo D'Nunzio raccoglie un angolo di Aliperta e il colpo di testa del capitano finisce sul palo. Un minuto dopo Franco, subentrato a Cunzi, carica al sinistro. Si rifugia in angolo Gonzalez. Al diciannovesimo la Turri spareggia. Cross dalla sinistra di Didato, perentorio il colpo di testa di Vacca che insacca. I padroni di casa accusano il colpo e i campani ne approfittano. Al venticinquesimo Didato prova il destro a giro, la palla sfiora il palo. Al 32esimo la Turris raddoppia. Riccio riceve dalla destra, dribbling a rientrare e sinistro radente che supera Gonzales. Nei minuti finali prova il Rotonda a riportare il match in parità, con un forcing fatto più col cuore che con la testa, ma il risultato non cambierà più. Ma un'ottima partita fatta contro giustamente la seconda della classe, quindi basta che sbagli un poco che ti castigano subito. Noi abbiamo dato dopo l'1-0 facendo una gara quasi perfetta in quei 10-12 minuti dove ci è costato il primo gol, soprattutto un Eurogol. Abbiamo volato lì, abbiamo perso la partita. Dopo aver fatto il nostro gol, invece di continuare sull'acceleratore, perché stavamo facendo veramente bene, 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 perché avevamo messo alla corda la squadra avversaria, rinunciare poi dopo il gol e fare partita, abbiamo commesso questo piccolo errore che ci è costata la gara. È ovvio, loro poi giustamente trovandosi sotto in tutti i sensi, sia per quanto riguarda il risultato che come partita, hanno dato il tutto per tutto e quindi noi abbiamo fatto l'errore di non affondare, come ripeto, nel provare a fare la seconda marcatura, e quindi una volta poi loro hanno trovato il pareggio, hanno avuto quella forza dentro che è di solito delle grandi squadre, quindi poi abbiamo incassato anche il secondo gol in modo veramente strano, perché stavamo molto impreparati, soprattutto su Riccio che ha ricevuto palla, stavamo messi male. E poi dopo il 2-1 c'è stata di nuovo questa grandissima reazione, abbiamo messo di nuovo alle corde l'avversario. Anche non creando chissà cosa, però abbiamo avuto anche l'opportunità con tante mischie di pareggiare la partita, ma ormai il risultato era compromesso. Purtroppo dopo il gol abbiamo avuto un calo, forse un calo psicologico, abbiamo preso due gol che sinceramente, soprattutto il secondo, non era gol da prendere, quindi c'è stata qualche disattenzione che, avendo di fronte la seconda della classe, non ci ha perdonati. Abbiamo fatto un'ottima partita, ci fa sperare comunque, perché comunque hanno giocato bene, non ci hanno messo sotto, quindi diciamo per il cammino, per il futuro ci fa ancora sperare bene.